Essendo in procinto di fare qualche giorno di agognate ferie al mare, dedico questo video ad una miniserie Bonelli uscita qualche tempo fa, dove il mare appunto la fa da padrone. Con l'occasione parlerò anche di un personaggio dei fumetti molto molto legato al mare, e cioè di Corto Maltese. Buoni fumetti a tutti! Prima di entrare nello specifico di questo video, voglio ancora una volta ringraziare tutti voi che vi iscrivete al mio canale, tutti voi che venite a vedere i miei video, tutti voi che mettete dei like, tutti voi che mettete dei commenti ai miei video. Veramente grazie, grazie di cuore a tutti. Questo, come ho già detto tante volte, è un canale che nasce per essere un punto di incontro tra tutti noi amanti dei fumetti, quindi più siamo, più ci divertiamo. Vengo all'oggetto di questo video. Si tratta di una miniserie Tropical Blues uscita nel 2015, come dicevo prima, per Sergio Bonelli editore. Vediamo il chi ha fatto che cosa, poi scenderò più nel dettaglio di questa opera. Soggetto e sceneggiatura Luigi Mignacco, disegni Marco Foderà, copertina Pasquale Frisenda, lettering Cristina Bozzi. Partiamo dalle copertine. Frisenda è un disegnatore che io ho conosciuto sulle pagine di Magico Vento, è un disegnatore che a me è piaciuto fin da subito. Queste copertine, che sono copertine dipinte, quindi non sono copertine, diciamo così, computerizzate, hanno un effetto su di me molto più attraente, scusatemi, molto più attraente rispetto a delle copertine che vedo magari oggigiorno sugli scaffali delle edicole, che a mio parere risultano molto più fredde. È una copertina che mi ha attratto anche perché mi ha riportato un po' a quelle copertine anni 70, un po' stile Ken Parker. Non so se qualcuno di voi ha presente quella tipologia di copertina in cui appunto c'è uno dei protagonisti della vicenda, alle sue spalle c'è uno scorcio solamente di sfondo, come si vede in questo rettangolo. E il resto della copertina è praticamente quasi completamente vuoto, se non in questo caso abbiamo, vedete, qualche gabbiano che vola. Le altre copertine, le altre due copertine della serie hanno la stessa impostazione, come vedete, anche in questo caso. Già dagli sfondi si può capire che la storia è tipicamente una narrazione di avventura. È un trittico di albi, a mio parere molto godibile, proprio perché si parla di avventura pura. Questa è la terza copertina, come vedete, sempre in sintonia con le altre due come schema di base. Dicevo, è una storia godibile. D'altro canto la scrive Luigi Mignacco, ma prima di arrivare alla storia, vediamo anche i disegni all'interno. I disegni all'interno, allora, anzi, prima di vedere i disegni all'interno, devo dire, apro una parentesi, perché è molto importante, quando ci si approccia a questa opera, secondo me, leggere questo redazionale che ha scritto proprio Luigi Mignacco. In questo redazionale, dove vedete è già riportata l'immagine di Corto Maltese, Luigi Mignacco ci racconta che lui ha effettivamente letto questo racconto di Corto Maltese intitolato Una ballata del mare salato, e che proprio questa opera di Hugo Pratt è la fonte ispiratrice principale di questa miniserie. Tra l'altro, Luigi Mignacco, in questo redazionale, oltre a citare Corto Maltese, cita alcuni autori come Salgari, Kipling, eccetera, ma cita anche un personaggio a me molto caro, che è Mister No, dicendo che appunto c'è qualche tratto anche preso da Mister No.
Peraltro, parlando del disegnatore Foderà, cita anche un'altra serie a me molto cara, cioè Saguaro. Quindi diciamo che io quando ho letto questo relazionale, diciamo, questo tris, diciamo, corto maltese, Saguaro, Mister No, non ho potuto non acquistarlo. Diciamo, è stato proprio un colpito affondato. Allora, dicevo, i disegni all'interno, proprio per quello che vi ho detto, cioè per il fatto che Mignacco ha menzionato una ballata del mare salato di Corto Maltese, scritto e disegnato da Ugo Pratt, i disegni all'interno sono dichiaratamente ispirati a quelli di Corto Maltese, ai disegni di Ugo Pratt. Soprattutto nelle facce, nei volti, vedete, dei personaggi, c'è un forte richiamo a quello che è il tratto di Pratt, anche in questi sfondi fatti in questo modo. Poi vi farò vedere qualche tavola di Una ballata del mare salato, proprio per farvi vedere che ci sono, insomma, delle forti similitudini, ma ripeto, sono dichiaratamente volute, quindi bene così, io sono rimasto fortemente impressionato, ben impressionato da queste tavole. Vedete anche queste imbarcazioni, se ne trovano a bizzeffe sulle storie di Corto Maltese. Quindi i disegni mi sono piaciuti molto. Dicevo, fanno riferimento a questo volume che io possiedo, devo dire, in tante versioni. Questa è una, secondo me, delle migliori, questa che è uscita qualche tempo fa. Edita dal gruppo editoriale dell'Espresso, è una versione di storie, diciamo, di pubblicazioni di storie di Corto Maltese, a mio parere di pregio, perché la rilegatura è molto buona, sono cartonati e quindi, insomma, abbastanza eleganti, ma soprattutto all'interno le tavole sono molto grandi, sono a colori. E come vedete già queste imbarcazioni, vedete come già il tratto anche di questo indigeno, vedete come richiamano assolutamente i disegni all'interno della miniserie che vi ho menzionato. Tra l'altro ci sono delle citazioni anche molto più esplicite, per esempio guardate questa tavola, scusate c'è un po' di riflesso, questa tavola. Con questa costruzione, questa specie di capanna, questa specie di costruzione, vedete, è praticamente un disegno, diciamo, c'è una citazione assolutamente palese all'interno di questa miniserie, vedete qua. È praticamente lo stesso disegno, in sostanza. Ma, ripeto, è dichiarato e io ho molto apprezzato, questo omaggio a Ugo Pratt e a Corto Maltese, che è una testata che io amo moltissimo. Anzi, ditemi magari la vostra, se volete, possiamo anche fare un video con i vostri commenti anche su questa testata Corto Maltese. Appunto, io ho letto tutte le storie scritte da Ugo Pratt, non ho letto quelle successive, però, insomma, tutte quelle scritte da Ugo Pratt le ho lette e devo dire anche rilette più volte, quindi magari su questo punto aspetto qualche vostro suggerimento, qualche vostro parere. Torno a bomba sul Tropical Blues. Appunto, dicevo, abbiamo visto i disegni all'interno, abbiamo visto le copertine, parliamo della storia brevemente. È una storia, diciamo, la trama è una trama già vista sostanzialmente, cioè la ricerca del parente scomparso, si potrebbe dire, cioè c'è il nonno ricco, diciamo, di un nipote scomparso che incarica un agente privato, che appunto è questo personaggio, di ripercorrere il viaggio del nipote, esattamente verso la Nuova Guinea, e ripercorrendone i passi, possibilmente ritrovare il nipote. Chiaramente all'interno di questa, guardate intanto che tavole, anche qui vedete sempre molto bene ispirate anche ai panorami che si possono scorgere sulla testata di Corto Maltese.
Dicevo, all'interno di questa ricerca ci saranno numerosissime insidie, numerosissimi anche colpi di scena, ricalcano un po', molti personaggi che si incontrano all'interno di questa vicenda ricalcano anche dei personaggi visti nelle storie di Corto Maltese, in particolare questo pirata che verrà incontrato dai nostri. Prende abbastanza ispirazione da Rasputin, cioè che è un personaggio che sulla testata di Corto Maltese compare abbastanza spesso, un personaggio con cui Corto Maltese ha un rapporto, diciamo, altalenante, di amicizia, inimicizia, insomma, è un rapporto, diciamo, variegato, ecco. Dicevo, è una storia di pura avventura, vedete ci sono tavole addirittura, e qui forse mi ricorda anche un pochino di più Mister No, in queste tavole, cioè dove si vede poi l'alligatore, dove si vede effettivamente anche Mister No, ecco, è un, come dire, è una fonte abbastanza evidente in queste tavole, in questa storia. Che però, ripeto, è una storia che ha un bello sviluppo. C'è questo investigatore privato che raccoglierà con diciamo, un manipolo di coraggiosi, e con questo manipolo di coraggiosi ripercorrerà le tracce di questo Somerset, se non ricordo male, cioè di questo giovane nipote di questa famiglia molto benestante. Questo giovane da ritrovare, come nei racconti, come succedeva nei racconti di Corto Maltese, anche in questo caso c'è un aspetto onirico. Vedete che qui il nostro investigatore, che si chiama Ray Harvest, viene colpito alla nuca, e nella pagina successiva a questo, diciamo, incontro onirico, si potrebbe dire, vedete, con questo uomo mascherato. Quindi ci sono molti richiami anche alle storie di Corto Maltese, nei punti in cui queste storie diventavano un pochino più, si potrebbe dire, quasi psichedeliche, un po' più esoteriche anche se, diciamo, tutto sommato, la storia si può tranquillamente annoverare nelle serie di pura avventura. La citazione, e poi chiudo, più smaccata, diciamo, di Mister No è in questa pagina, dove vedete questa donna non riesce ad avviare l'aereo, quindi dà un calcio qui. Dà un calcio praticamente ai comandi dell'aereo, e poi l'elica si avvia. È il metodo Mister No per far avviare i Piper praticamente. Quindi, d'altro canto, insomma, Luigi Mignacco, l'ho già detto tante volte sul mio canale, è stata una colonna fondamentale nella testata di Mister No. Ha scritto storie fantastiche, quindi io di Luigi Mignacco non posso che parlare bene. Quindi, concludendo, è un trittico di storie che a me è piaciuto. Se volete farvi una lettura, credo si possano recuperare questi albi a dei prezzi abbastanza abbordabili. Se volete farvi una lettura leggera, tutto sommato, ma al tempo stesso ben sceneggiata e ben disegnata, potete acquistare questo trittico di albi, appunto Tropical Blues, una storia sostanzialmente di avventura che si può leggere anche sotto l'ombrellone, e che secondo me può dare un'oretta e mezza di sano svago. Ecco. Bene, detto questo, io auguro anche a tutti voi delle buone vacanze per una decina circa di giorni. Non so se riuscirò a postare dei video, perché bisogna vedere se dove vado, insomma, come sarò messo esattamente. Quindi può darsi che per un 10-12 giorni non ci siano dei nuovi video, ma mal che vada, proprio alla più brutta, verso la fine del mese di agosto ritornerò a postare dei nuovi video. Quindi buone vacanze a tutti, buoni fumetti a tutti, e alla prossima!